Dampir, allora siamo qui con due dei protagonisti. Stuart, tu sei questo comandante tosto che aiuta Harlan a combattere il male. Quindi come ti sei calato in questo personaggio, in questi Balcani in piena guerra? Well, we were very lucky because we were filming in Romania in the winter, a lot of night shoots, it was very cold. You sort of felt like you were in Romania in pieno inverno, gran parte delle sequenze sono girate di notte, faceva molto freddo, quindi già le circostanze erano particolarmente dure, dormivamo poco, dovevamo alzarci all'alba, ci voleva 24 ore per tornare a casa per poche ore durante il weekend, fumavo tantissimo, quindi ero spesso molto stanco e provato. E in questo mi avvicinavo sicuramente allo stato d'animo del mio personaggio vicino a Kuryak e anche in compagnia di splendidi attori rumeni che facevano i miei uomini nel film, visto che era un ambiente estremamente simile a quello della Serbia. So it wasn't too far away from Serbia. You know, we felt like we were in a very similar place to Serbia, so that was incredibly useful. Ecco, Luke, tu da padre a padre, da The Batman a Dampir, cioè questo, adesso ti sei collezionando ruoli di padri, però questa volta è un padre molto ambiguo, è male, ma forse no, forse sì, quindi questo Draga, come ce lo racconti? Yes, I do seem to be collecting father figure parts. I must get the action figurines of these guys. I am your father. Yeah, Draka is certainly ambiguous. There is an evil streak in him, as you say. I mean, it's more than an evil streak. I think he's conditioned. He's spent millennia, tormenting and feeding upon humans, but he has grown at the point we meet him leery of the vampire community, sangue umano, ma si sta un po' stufando della sua comunità di vampiri, in particolare del concilio e di Gorka, che è il suo alter ego, il suo nemico. E in più lui ha generato un Dampir, quindi indubbiamente il reietto della società dei vampiri è suo figlio e lui decide in qualche modo che forse il suo destino è compiuto a prescindere dalla sua volontà nell'aver generato appunto Harlan, che lui cerca di facilitare, di aiutare insieme a Tesla e a Kuryak nel momento in cui vanno allo scontro finale appunto con il grande cattivo che è Gorka. The first of his enemies. So yes, there's definitely an ambiguity there, and indeed in the Batman there was an element of ambiguity as well. That story was you know, to some extent predicated on the on the morality of the father. Quindi è senz'altro un personaggio ambiguo, ha una sua moralità paterna, il rapporto tra padre e figlio è un tema caratteristico di tantissime saghe cinematografiche, ma qui l'aspetto particolarmente interessante è che in una grande produzione spettacolare per l'elemento fantasy e l'elemento del racconto, in qualche modo tocca anche temi che sono profondamente soundtrack is incredible. Thank you, Lorenzo. You know, the visuals, Riccardo, amazing. But at the core of it are very human, you know, issues. It's the universal condition, and you know, people are thinking about love and loss and family and friendship. Essere iniziatori, essere in un film che è iniziatore, no, di una saga cinematografica, non è come fare un film qualunque, no? Perché poi si va a interpretare un ruolo che probabilmente replicherete poi nel corso degli anni e quindi che vi resterà cucito addosso. Ci avete pensato a questo? Yeah, I feel incredibly honored to have, you know, to be trusted with such a special and loved character as Kuryak and such a loved comic as Dampir. I've always felt very honored.
Indubbiamente è un grandissimo onore far parte di un progetto così ambizioso, realizzato con una tale cura, ed è sicuramente qualcosa che ci rende estremamente fieri, che abbiamo molto amato, e è sicuramente una responsabilità anche nei confronti dei grandi appassionati nel restituire lo stupore che i ragazzini provano nello scoprire questo universo, ed è un materiale indubbiamente molto molto importante. Non attaccheremo a un episodio di quello che diventa l'universo cinematografico di Bonelli, con una fonte, un materiale all'origine così importante. The Bonelli, cinematic universe, and they have so much to give. There's just so much rich source material, and it's an absolute pleasure to be part of that first wave. It's very exciting. Yeah, it's very exciting. Perfetto. Grazie e complimenti. Grazie. Grazie.